Mamma, 108 notifiche. Oh, 109. Allora, iniziamo dagli uomini, una volta tanto. Dall'uomo, ma addirittura da voi. Dall'uomo. Paolo Calabresi interpreta un uomo molto acculturato, però è represso. Come hai sentito questo personaggio e come l'hai curato e cosa ne pensi di questi tipi? L'ho curato cercando di nascondere il più possibile, diciamo, quella bestia che viene fuori dopo, senza svelare troppo, Senza spoilerare. senza spoilerare qualche minuto del film. Sì, cioè, io ne ho conosciuti tanti perché vengo io personalmente da una famiglia borghese, romana, cattolica, con tradizioni, quindi io di persone filtrate da questa modalità un po' a volte melliflua anche, però così un po' per bene ne ho conosciute e a volte ho intravisto anche la bestia che c'è dietro. Invece, Anna Foglietta è la protagonista, la padrona di casa. Il tuo personaggio è una madre single, quindi ha un figlio, che alleva da sola. Come è stato interpretare questo tipo di capofamiglia e quali sono, secondo te, le responsabilità di oggi, di una madre di oggi, una madre single di oggi? Ma io penso che sia un ruolo sociale molto molto duro, molto duro. Oggi è difficile crescere un figlio già se è una coppia, se si è una coppia e se si hanno i nonni e se hai uno stipendio decente. Figura di essere da sola, a crescerlo da sola con tutte le difficoltà. Abbiamo purtroppo, sembra sempre che uno dice, parla male dei tempi che vive, però un po', insomma, è una società molto distratta dove non ci prendiamo cura gli uni degli altri. Insomma, invece sarebbe bello, no, poter pensare che appunto una madre singola alla fine è un po' un patrimonio che va protetto, perché comunque le debolezze, le paure, le ansie capitano a tutte le mamme, appunto con un compagno, figurati a chi non ce l'ha neanche un compagno. Quindi ho empatizzato molto e ho riflettuto molto su questo ruolo di donna sola, però di contro trai anche una grande forza, perché non hai tempo, no, per leccarti le tue ferite, devi comunque agire, hai tutta una serie di incombenze pratiche, economiche, che non hai tempo per piangerti addosso, per cui penso che alla fine possa diventare sempre un'opportunità, anche una condizione di svantaggio. In questo caso Simona credo che ne faccia tesoro e non ha tempo per pensare a tutte queste cose, deve occuparsi di suo figlio e renderlo felice, che è la cosa che me la fa stare così tanto simpatica. Invece Elena Radonicic interpreta una madre LGBTQ, una madre lesbica. Come è stato entrare in questo tipo di personaggio? Perché poi lei rappresenta in realtà un controtempo rispetto a tutti gli altri, perché è quella con la mente più aperta in realtà, è quella un Beh, pochino per più forza. pura Oddio, effettivamente, più forte, più stabile degli altri. questo non lo so se è veramente così, così forte, però diciamo è una madre che ha già dovuto fare i conti con l'accettazione di sé come donna, prima ancora che come genitore, perché quando, se dico una cosa banalissima, quando si diventa genitori si rinasce a genitori, no? Diventi una cosa in più, ti si aggiunge un pezzo come. Ed è una scoperta spesso traumatica anche, che ci si riscopre molto diversi. E credo che in generale, insomma, Giorgia, il mio personaggio, essendo omosessuale ed avendo una relazione, insomma, addirittura con una figlia, chiaramente queste ansie le abbia già affrontate, in qualche modo sia avanti rispetto a questa cosa, però poi cede alla paura di non essere, che veste da superiorità, di non essere accettata, o comunque di avere paura di risultare diversa. Di dover mostrare questa diversità, di doverla giustificare. E quindi sì, in effetti è uno sguardo, guarda, a volte anche in maniera piuttosto giudicante a tutto quello che le capita intorno, ma nella realtà dei fatti poi si comporta in maniera, poi nel suo svelarsi, è il momento in cui lei cede alla tentazione di non essere se stessa, di essere come gli altri, quindi di partecipare a questa danza collettiva, a questo circo di esibizione
della propria rappresentazione di sé, e sbagliando naturalmente, perché appunto si tradisce. Partiva bene, ecco, sintetizzando. E invece, rispetto proprio al circo di questi personaggi, che cosa vi ha intenerito di loro e che cosa vi ha indispettito? Intenerito, secondo me, però andando un po' di psicanalisi, perché poi in realtà nel film non è che si capisca molto, è che il motore di tutto, insomma, il motore di tutto è l'amore per i figli. Cioè comunque loro cercano di far bene, per esempio la coppia vegana cerca di far bene perché pensa che gli alimenti possano far male, nuocere e quindi essere tossici, bla bla bla. E il mammo perché pensa che comunque anche una figura paterna alternativa possa essere il genitore separato, fa di tutto, rinuncia al lavoro, fa la conference call, la sa perché per il figlio accompagna il figlio, fanno un gran disastro. La cosa che più dà fastidio in realtà è il giudizio. Ecco, il giudizio è qualcosa che io oggi proprio come genitore non lo accetto più, cioè non te lo permetto perché mi dà proprio fastidio. E io, però com'è che sono arrivata a questa conclusione? Non essere più io stessa giudicante. Cioè non mi voglio più permettere il lusso orrendo di giudicare gli altri e il loro modo di essere genitori. Ognuno si sceglie il rapporto che vuole col proprio figlio, purché appunto non ledi la libertà dei miei o la mia libertà. Per il resto possono fare quello che credono. Paolo? È irritante questo loro modo di pensare, di far del bene. In realtà stanno soltanto alimentando il proprio narciso fondamentalmente. Si stanno ricollocando, tentando di mettersi un piccolo gradino sopra gli altri. Questo è irritante. Poi la buona fede la fai sempre salva, se no non riesci neanche a interpretarlo un personaggio. Sì, è un po' questo fatto di è irritante mi sono persa, ricomincio. È irritante il fatto che loro tentino di dare una versione migliorata di sé quando probabilmente, se fossero sinceri, sarebbero molto più interessanti. O comunque veri, e probabilmente si potrebbero anche aiutare, e invece diciamo partecipano a questa pantomima nel tentativo disperato di non crollare, perché c'è questo grandissimo imbarazzo per dell'essere se stessi, non si capisce mai bene perché, ma quando cominciano a partecipare tutti ti senti un cretino a non farlo anche tu, no? E non sai manco bene come, diventi ipocrita. Allora, grazie. Grazie.